Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un nuovo prodotto che è la Cricut Easy Press. Cricut è una compagnia americana che produce dei macchinari per il decoupage, quindi macchinari che tagliano, macchinari che praticamente potete utilizzare per la vostra creatività. La Cricut Easy Press è l'ultima nata della compagnia Cricut, che è una pressa a caldo per trasferire materiali come il vinile, il foil e anche i glitter su materiali come tessuti come il nylon, il poliestere, il cotone e il canvas. Oggi trasferirò questo stencil che ho creato con la mia Cricut Machine Explorer su questa maglietta. Allora, controllando l'etichetta, abbiamo una percentuale di rayon e un 20% di spandex, che credo sia poliestere o comunque un materiale vicino al nylon. Adesso la Cricut Express viene nel pacco con una cartelletta dove ci sono i vari materiali che noi possiamo utilizzare e pressare con la Cricut Easy Express. Come vedete, i materiali sono disposti in verticale, i materiali che andiamo ad attaccare sulla maglietta, e in orizzontale abbiamo i materiali su cui lavoriamo. Quindi c'è 100% cotone, poliestere, melange di poliestere, nylon, cotone canvas, jersey, lana e poi abbiamo la finta pelle. Tutti quanti hanno la temperatura sia in Fahrenheit che in gradi centigradi, e sotto c'è per quanto tempo dobbiamo tenere la Easy Express sui tessuti. Adesso io andrò a utilizzare i foil, che sono quelli là che potete vedere anche sulla mia maglietta che indosso al momento, che è un metallizzato, diciamo. Quindi il foil è il primo e dice che utilizzandolo col poliestere dovremmo mettere la nostra Easy Express a 265 Fahrenheit o 130 gradi per 30 secondi. Io farei quasi quasi metà e metà tra poliestere e nylon, quindi 265 per poliestere, 255 per nylon, sempre Fahrenheit. Andrò a mettere 260, giusto per non sbagliare e bruciare insomma il nostro foil. Allora, accendiamo la macchinetta, prendiamo la nostra cartelletta per la Easy Press e controlliamo la temperatura e mettiamola a 260 Fahrenheit, e per quanto riguarda i secondi è già 30 secondi, che è la durata di tempo che è necessaria per i foil. La luce da rossa deve diventare verde. Mettiamo da parte la nostra Easy Press. Come vedete è arrivata a temperatura. Ora prenderò il mio stencil. Ho creato questo stencil con la mia Cricut Machine, la Cricut Explorer, che vedete su nel riquadro. La plastica è appiccicosa, quindi ci aiuterà a far aderire meglio lo stencil al tessuto della maglietta. Utilizzo questa tavola in marmo perché prima di tutto la Easy Press deve stare su una superficie piatta, in maniera che non si piega, e soprattutto non voglio bruciare il legno del tavolo. Adesso ad occhio andrò a mettere il mio stencil sulla maglietta, proprio ad occhio, e a posizionarlo. E dopo utilizzerò la Easy Press per 5 secondi sulla maglietta per asciugare un po' l'umidità e togliere tutte le pieghe dalla maglietta ed aiutare lo stencil ad aderire meglio. Continuo a chiamare la Easy Press Easy Express, scusatemi, ma mi viene perché ho la Cricut Explorer e mi viene da chiamarla Easy Express. Comunque è Easy Press. Ora rimuovo lo stencil, passo la Easy Press sulla maglietta per qualche secondo per avere anche una superficie un pochino calda, che aiuterà la parte diciamo appiccicosa dello stencil ad aderire meglio.
posizionato lo stencil, diciamo il più dritto possibile, lo presso con le mani ben bene e vado a mettere la Easy Express direttamente sulla plastica. Non vi preoccupate, non si rovina. Farò prima una metà e poi farò l'altra metà. Premo il pulsantino verde e faccio partire i secondi, scusate. Ok, passati 30 secondi, sposto sull'altro lato e ripremo il pulsante verde. Tranquilli che comunque la plastica non si brucia, perché questa pressa a caldo è fatta apposta per questo tipo di materiale. Qua, passati 30 secondi, velocizzo il video giusto per farvi vedere. Adesso facciamo raffreddare il tutto. Però prima di farlo raffreddare, vado a posizionare anche il secondo stencil, che è il teschio con le ossa di sotto. Io ho fatto un piccolo errore, ho tagliato la parte del teschio diciamo a V e ho lasciato quella parte nelle ossa che avrei dovuto tagliare. Vabbè, non fa nulla, giusto per farvi vedere il mio primo tentativo su una maglietta di questo materiale, quindi vediamo un po' cosa esce fuori. Quindi vado prima a posizionare diciamo le ossa e vado a mettere su la Easy Press per 30 secondi. Dopodiché vado a posizionare lo scheletro. Allora, come potete ben vedere, intorno alla maglietta si è creato un alone. Quindi non lo so a questo punto se è dovuto al fatto che comunque ci sto passando tante volte. Però dopo che l'ho sciacquata la maglietta, l'alone è andato via. Ok, ho rimosso il primo stencil, avete visto com'è stato facile. E adesso proverò a rimuovere anche il secondo, che è più grande, dopo aver lasciato, insomma, raffreddare il tutto. Molto delicatamente, perché parliamo comunque di materiale metallizzato, non vogliamo che si rovini o si strappi. Allora, c'è una parte che non ha aderito bene, quindi cosa faccio? Cerco di rimuovere il più possibile della plastica, anche se poi comunque la dovrò rimettere indietro, e uso una forbice per tagliarla. Come vedete, infatti, la prima parte di sopra si toglie molto facilmente. Molto probabilmente non ho premuto abbastanza, ho dato solo una leggera pressione. Nel mio prossimo passaggio premerò un po' di più. Adesso vado a rimettere la plastica sulle ossa, incrociate, diciamo. Mi creo una V che avrei dovuto creare prima e vado a posizionare il teschio. Dopo averlo posizionato, prendo la Easy Express, la Easy Press, click cut e la riposiziono su e schiaccio di nuovo i 30 secondi. Adesso lascio raffreddare il tutto, deve essere tutto molto 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 freddo. E voglio ripassare quella parte sotto che, come vi ricordate, non aveva aderito bene. Do una controllata. Infatti, come vedete, non ha aderito. Quindi ripasso anche quella parte lì con la Easy Press Click Cut, ma cerco di rifare aderire la plastica anche il resto del foil, in modo da evitare bolle. Qui riposiziono la Easy Press 30 secondi e adesso, dopo aver fatto comunque raffreddare, non tirate mai via la plastica se il materiale non si è raffreddato. Delicatamente rimuovo la plastica dallo stencil, come ben vedete è attaccato perfettamente al tessuto. Ci passo su con le dita per vedere se ci sono dei lembi sollevati. Sembra perfettamente aderito. E rimuovo anche il teschio e le due ossa.
Per quanto riguarda l'alone intorno alla maglietta, lavandola andrà via. Comunque ricordate sempre di lavare in acqua fredda e di non passarci con il ferro da stiro direttamente sulla parte che abbiamo praticamente trasferito sulla maglietta a caldo. E mettete sempre magari un pezzettino di tessuto sopra e stirate sopra. Lavate in acqua fredda, come vi ho detto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Thumbs up e sottoscrivete il mio canale per altri tutorial. Vi ringrazio tanto, vi auguro ottime e bellissime feste. Ciao a tutti!